In questi giorni di ordinaria follia, di preparazione alle feste natalizie, quindi al giorno del Natale, come si vivono i giorni che precedono il Natale? Se ve ne parlo è perché ci sarà una grande confusione. Quindi, benvenuti in un bel vlog! Sono vicino a un alberello di Natale proprio perché parliamo di Natale. Parliamo del periodo che viene prima di Natale, quindi la settimana che ci prepara e che ci avvicina a questo fantastico evento dove tutti quanti siamo più felici e più buoni. Quel giorno, la settimana prima, siamo tutti quanti molto ma molto stressati. Ora, come dicevo, oggi è 17, quindi oggi è lunedì che dà inizio ufficialmente alla settimana pre-natalizia. Cosa mai accadrà in questa settimana? Sono proprio accanto ad un albero di Natale proprio per trasmettere la serenità, perché io serenità non ne ho. Sto fremendo, sto bruciando vivo. Questo perché so già cosa accadrà nei giorni che verranno. Anche se adesso voi lo vedrete e lo vivrete con me, io però posso solo immaginare. E oggi che sono tornato un pochino prima da lavoro, dall'ufficio, perché avevo delle commissioni da sbrigare, mi ritrovo chiuso davanti al mio portatile a lavorare. Ma nel frattempo mi metto a confezionare qualche regalino perché giustamente dobbiamo anche viverlo il Natale, noi siamo delle persone, quindi sono arrivati un po' di regali e mi metto a fare i pacchettini e poi mi metto a lavorare. Questa è la vera faccia stanca dopo continuo e continuo lavoro in animazione, grafica, montaggio. Sono davvero stravolto e non ho neanche finito, quindi c'è anche ancora tantissimo da fare solo per completare questo progetto qui. Sono le 7:20, quindi adesso chiudo la mia giornata, o almeno per ora, poi la continuerò stasera continuando a fare qualcosa, a lavoricchiare, se ce la farò se non sbatto a terra prima. Quindi con il bilanciamento del bianco che va completamente per fatti suoi, passiamo a mercoledì. Sì, direttamente un salto temporale. Come era altamente prevedibile, una giornata è andata totalmente fuori controllo. Sono stato completamente inghiottito insieme agli altri dalle mille e una cose da fare. Siamo in consegna di 10 di 7, 8, 9 lavori tutti quanti nella stessa settimana. E ieri è ritornata la troupe dall'estero perché sono stati fuori Italia a girare un documentario che andrà in onda su una televisione nazionale. Non posso dirvi ancora quando e dove, perché questo video uscirà prima che vada in onda, anche se andrà in onda un paio di giorni dopo, perché andrà in onda a Natale questa cosa su una rete nazionale. E quindi ora c'è tutto il tran tran della vostra produzione che avverrà in una settimana. Fortunatamente io su questo lavoro ci sarò molto meno perché lavorerò soltanto alla parte grafica del progetto e non al montaggio. Fortunatamente, perché altrimenti non ce l'avrei mai fatta. Ma comunque è un lavoro che si aggiunge agli altri che ho da fare e quindi bisogna ballare. E data la mole di lavoro da fare, sono sceso ancora prima. Se io normalmente andavo in ufficio alle 9, stamattina sono le 8 meno 20 e sono già in auto e vado in ufficio a lavorare. E vai. E tutto ciò, essendo tornati tutti quanti dall'estero, hanno posizionato tutte le valigie con tutta l'attrezzatura in un corridoio e abbiamo praticamente tutto in mezzo alle scatole. E dovremo prima o poi mettere anche a posto. Prima o poi però, eh. Ed ecco il disastro. E se qui c'è il disastro completo, perlomeno abbiamo le luci di Natale
Sì, è il massimo che siamo riusciti a fare, cioè una cosa così piccola per il tempo che abbiamo avuto. Però almeno è Natale. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, accendiamo tutte le luci, subito all'opera, sono le, non vedo l'orologio che è sotto al guanto, ma sono le 8 e 5, appena arrivato, e ci mettiamo subito al lavoro, così facciamo una grandissima bella giornata, piena, 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 mi sento molto produttivo, parecchio. Sono di nuovo a casa e sono le 6:30 del pomeriggio. Non sono riuscito a raccontarvi nulla, semplicemente perché tutta la giornata sono stato davanti a un computer a lavorare incessantemente. E per lo stress ho deciso di tornarmene a casa e continuare a lavorare da casa, così almeno riesco a sentire un po' d'aria natalizia con il mio alberello che ho alle spalle. Quindi da mercoledì è tutto, ci vediamo. Giovedì, manca poco al Natale, quasi terminata questa settimana che ci accompagna verso le care festività. Sono le 8 del mattino, sto per andare a lavoro come tutte le sacrosante mattine. Purtroppo da raccontare c'è davvero poco, se non il fatto che sto lavorando come un dannato. Sì, perché questo progetto che vedrete in televisione fra qualche giorno, o per chi vede questo video dopo Natale, già l'ho visto a Natale, mi ha tirato fuori, giustamente dovevamo consegnare molto velocemente quanto più tutto il materiale che dovevo realizzare di grafica che va messo all'interno di questo documentario che andrà in onda, che stanno facendo le corse per montare. Quindi è complesso riuscire a gestire un prodotto di questo genere in così poco tempo, e quindi qualcuno doveva farlo, oltre al fatto che ci sono tutti gli altri progetti natalizi da consegnare per i clienti. Poco male, ci si lavora lo stesso. Come buona usanza, di non raccontarvi assolutamente nulla, anche oggi ho raccontato davvero poco perché sono stato molto ma molto preso da qualsiasi cosa facevo, 10.000 lavori, specialmente questo progetto famoso che andrà in onda. Parlo a bassa voce perché non voglio disturbare le altre persone che lavorano dall'altro lato. Ho quasi finito, sono le 5 del pomeriggio, adesso devo andare un attimo a ritirare un piccolo regalino che mi sono fatto, che vedrete in questo video, quindi dopo lo vedrete, vedete l'unboxing di questa cosa. E aspetto soltanto che sto zippando tutto il materiale fatto per mandarlo come recap generale perché mi sono occupato di tutta la parte grafica. Quindi aspetto questa cosa e poi me ne vado via finalmente. È arrivato Babbo Natale in anticipo, così almeno mi dicono dalla regia, giusto? Perché? Ho tolto da mezzo il 2470 F4 di cui avevo parlato nel precedente video per prendermi questo, il 2875 F28, che tutti quanti ne parlano molto molto bene, quindi proviamolo. È venerdì e anche la macchina fotografica non vuole mettere a fuoco perché è stanca, perché ha sonno. È venerdì e siamo al giorno prima della fine della settimana che anticipa il Natale. Ciò significa che in pratica oggi bisognerebbe finire la maggior parte dei lavori, o almeno finire la maggior parte degli stress. Non è la grande verità, perché oggi c'è il più grande stress. Oggi in ufficio da noi ci sarà tutto il gruppo di produzione di questo progetto famoso che andrà in onda su una televisione. Ripeto, sempre la stessa cosa, lo chiameremo da adesso in poi Progetto X, così che sapete anche di cosa sto parlando e lo abbrevio. Oggi verranno registi, montatori, ci sarò io responsabile della parte grafica, produttori esecutivi, ci sarà l'autore, ci saranno un sacco di altre, il produttore, quello che ha tirato fuori gli sghei, che verranno a vedere il risultato finale, montato in tempi record perché andranno a fare le rifiniture del montaggio a Roma, e quindi oggi l'ultima giornata la faremo in studio insieme, dove lo guarderemo, ci riguarderemo le cose. In tutto ciò io però devo ancora finire altri 10 lavori di clienti che attendono. Che gioia, che gioia! Però mi sono fatto, come avete visto, il mio primo regalino di Natale. Non è proprio un regalino di Natale, è un bel regalo. Ho fatto questo piccolo cambiamento nella mia borsa fotografica, perché così ho acquistato un paio di st uno stop virgola 2 di luminosità quando esco. E ho perso 3 mm, però
No, ho perso più di 3 mm, ho perso 4 mm sul grandangolo, che recupero dal grandangolo fisso. E quindi sto parlando del 28-75 Tamron che mi sono regalato, perché ho venduto il mio 24-70 F4 su eBay. E per chi volesse, fosse interessato, puta caso, ad acquistare degli oggetti che io metto in vendita, trovate qui in descrizione, da un paio di video a questa parte, ho messo il link del mio negozio su eBay, dove io ogni tanto vendo al pubblico qualcosa, e non solo materiale fotografico, ma anche video. A volte capita di vendere per conto di amici degli ottimi usati, davvero ottimi. Potete tranquillamente seguirmi qui sotto. Nel frattempo sono in auto, direzione ufficio, sono le 8 del mattino. Andiamo Santina, prima si finisce il materiale per il progetto X e poi si passa a tutti gli altri. Incrociamo le dita. È arrivata la fine di questo viaggio. Purtroppo si è capito ben poco di tutto quello che è successo, ma vi posso assicurare che è finito. Oggi è 24 mattina, quindi la vigilia di Natale, e gli ultimi due giorni sono stati davvero molto stressanti, perché sabato 22 abbiamo lavorato fino alle 2 del mattino qui in ufficio, e infatti quello che avete visto è praticamente tutto quello che rimane, la parte più bella, la parte migliore di quello che è rimasto dell'ufficio, dei residui qui là in giro, un po' di panettone, le casse smontate, perché eravamo in tanti che abbiamo affollato questo posto, ci siamo fatti calore l'un l'altro lavorando duramente per portare in televisione un prodotto. Questo prodotto lo vedrete a Natale su Rai 1, spero che vi piaccia. Non posso dirvi che cos'è perché ancora non conosco l'orario di messa in onda, ma se non sbaglio è in seconda serata su Rai 1 a Natale. Abbiamo lavorato tantissimo, duramente, in tempi brevissimi, e siamo davvero stremati dal tutto. Sapevo che questa sarebbe stata una settimana un po' particolare, sapevo di non riuscire a raccontare al meglio tutto, ma sapevo che non potevo anche raccontare tutta la fase operativa, ma più che altro i miei stati d'animo, i passaggi da un giorno all'altro. Sono saltati dei giorni perché ero completamente stanco. Ieri, per esempio, domenica, abbiamo continuato a lavorare da remoto per finire gli ultimi dettagli, e comunque il gruppo di montaggio è terminato stamattina alle 4 di ultimare il disco, che tecnicamente 5 minuti fa è stato consegnato per l'emissione. Quindi fare questo mestiere, quindi lavorare nel mondo della televisione, del cinema, è un'esperienza molto, sono esperienze molto particolari e molto forti, che ti segnano e vi segnano, ma bisogna avere tanta tenacia, tanta forza, perché il bello arriva solo alla fine, dopo aver consegnato il lavoro. Tutte le soddisfazioni arrivano tutte quante insieme, mentre purtroppo le preoccupazioni e lo stress rimangono per tutto il periodo del lavoro. Questo è un concetto che avrei voluto trasmettervi in questo video. Non so se si è riuscito a percepire un pochino questo, perché oltre ad essere un prodotto che andava su una rete nazionale, era un prodotto che veniva realizzato in tempi brevissimi, nella settimana prima di Natale, che normalmente la settimana sempre più impegnata per i videomaker, per i grafici, per i designer, per i fotografi, per tutti noi che facciamo questi mestieri artistici, perché tutti quanti vogliono essere consegnati i propri lavori. Questo video voleva essere un esperimento di racconto, mano a mano cercherò di migliorare l'esperienza del racconto che vi porto, che condivido. Nel 2019 ci saranno tantissime novità, ve lo assicuro, quindi torneranno anche tutte quelle cose che mi hanno fatto affezionare al canale, come tutorial e le recensioni. Ma una cosa che voglio provare a fare è raccontare il vissuto, quello che vivo ogni giorno, i problemi, lo stress, l'ansia, facendoci una risata naturalmente, dove ci riusciamo. Insomma ragazzi, io vi auguro buon Natale a tutti quanti voi.
per me è la vigilia, non so quando vedrete questo video, probabilmente a Natale lo pubblicherò, ma sappiate che vi auguro un buon Natale, e chi ascolta questo video, chi vede questo video prima del 31 dicembre, anche di un inizio, di un buon inizio di anno nuovo. Insomma, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande potete scrivermele qui nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Non vi dico mai di attivare la campanella, ma se lo fate è un ottimo traguardo, così sapete che è uscito un nuovo video. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.